l'impressione che Lecce spesso viene sottovalutata, ma è veramente una bella cittadina. Buongiorno amici, oggi è il quarto giorno di viaggio, sono ancora a Lecce, ho conosciuto Stefan. Ciao amici. Il bello del viaggio è anche conoscere sempre nuovi amici, nuove persone molto interessanti, e stiamo parlando di viaggio. Viaggio è anche la mia vita, perché senza viaggiare la vita non c'è, perché si deve vedere il mondo. E la penso come te. Soprattutto fare incontri con la gente del posto. Questo è molto importante. Bravissimo. Ti piace allora questa zona? Sì, la Puglia è stupenda. Poi sono andato al Canada, 2 volte a Rio de Janeiro, a Cuba, nelle isole francesi, a Guadalupe. E dall'altra parte sono andato in Georgia, quel paese più lontano che sono andato. Il mio progetto è di andare in Asia e anche dall'Orient e magari in Russia. Dappertutto si deve girare il mondo. Bravo. Perché si apre la mente. Stefan mi ha anche dato un itinerario, un bel percorso in Francia. È un piccolo villaggio, è un porto, si chiama Cassis, e c'è un parco nazionale, e si chiama les Calanques de Cassis. E 30 minuti da Marsiglia, in Francia, sulla. E posso andarci in bicicletta, scusa? Sì, perfetto. Sì. E l'inizio della Costa d'Azzurra, è un posto stupendo, conosco molto bene un hostel di là in montagna, posto con una vista stupenda. Noi cominciamo con questa bella colazione e io ci rido con il pasticciotto. E la brioche. E la brioche. E questa mattina ci siamo presi un bel tè. Anche le stelle, perché abbiamo bisogno sempre delle stelle per viaggiare di notte, che è un riferimento. Bene amici, ho salutato Stefan e adesso continuiamo il nostro giro. Direzione Brindisi. Bravo Google Maps per bicicletta, mi hai portato in una bella strada, bella tranquilla. Vai viaggiola, dai, abbiamo da fare 130 chilometri complessivi, che farò in 2 giorni, oggi e domani. Le polpette fritte salentine sono buone, ma sono troppo salate. Brindisi, stazione di Brindisi!
pranziamo con un paio di pizzette. Comunque questa è la strada statale 16 Adriatica, da Brindisi. Sto facendo una riflessione. Se c'è un autobus mi faccio riportare direttamente ad Alberobello, sarebbero solo gli ultimi 30 km. Ma per un semplice motivo, sto vedendo i prezzi troppo alti. Sinceramente non sto vedendo nulla sotto i 50 euro, mi sembra un po' troppo esagerato. Se arrivo ad Alberobello lì ho l'auto, male che va mi accampo dentro l'auto. Comunque da Brindisi ad Ostuni sono 37 km. San Vito dei Normanni. Anche questo pezzo è fatto. Giagiola, come stai? Sei stanca? Beata te. Io sono morto. L'obiettivo oggi è Ostuni, ma prima di Ostuni c'è Carovigno, che dovrebbe essere un'altra bella cittadina. Sono a 7 km da Ostuni. Si è andato tutto, sono arrivato. Sono arrivato anche a prendere una Red Bull. Con la speranza che avevo qualche risultato. Quasi nulla. Mancano solo 2 km, per fortuna. Ce l'ho fatta! C'è anche la discesa qui. Forse solo un piccolo tratto. Dai, dai, dai! Questa volta è stata dura. Ragazzi, l'ho meritato una granita al limone. Appena salutato Ostuni, guardate com'è bella. Ho preso una decisione forse un po' troppo esagerata, noi vedremo man mano. Le forze sono finite, ma ci voglio provare. Mi voglio avviare verso Alberobello. 100 metri, svolta leggermente a sinistra. Ma qua volo? 100 metri. Yeah! Mamma mia! Dai, dai, dai! Prima che si fa notte. 16 chilometri! 16 chilometri! Ma io comunque, quanto mi fisso, ho deciso che devo arrivare stasera, anche a mezzanotte! Il tutto per tutto, fino all'ultima goccia. Loco loco, loco rotondo. Giro a destra. Ce l'ho fatta! Non lo so, devo contare i chilometri, penso che ne ho fatti 130 almeno. Oh.
ho dormito in auto. Adesso vado a fare un giro d'Albero Bello e poi si parte. Avanza lo spazio, ci avanza. Sì. Liscia, liscia. Ho ripreso un bel pasticciotto, questa volta con Nutella e crema. Alla chiesa Trullo ci voglio entrare. Dai, vediamo com'è all'interno. Anche perché ha appena aperto. E adesso riposati, viaggiola. E anche il giro del Salento, come tutte le cose belle, è finito qui. Adesso aspetto un attimo che mi aprono il cancello, perché è ancora un po' presto, e vado via. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!